Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen. Oggi continuiamo con i Sui Ephemera Miniature Garden. Dobbiamo fare il capitolo 3. Vediamo cosa succederà in questo terzo capitolo. Nel secondo, se vi ricordate, ci aveva fatto provare a cucinare per la prima volta, ma è avvenuto un disastro e quindi lui è dovuto andare a mangiare alla mensa. Però ce ne ha dette un bel po' prima di andare. Il giorno seguente. La luna che ha cominciato a salire lentamente illumina i dintorni. Nei confronti di uno scenario mattutino tranquillo, il mio animo è in subbuglio. Che umiliazione! Che umiliazione! Che umiliazione! Cammino per il corridoio pensando tra me e me queste parole, come se fosse una maledizione. Mi do un'occhiata veloce alla finestra e mi accorgo dell'uniforme da cameriera. Provo un tale sentimento di rabbia che potrei quasi morire. Ma perché mai mi devo vestire in questo modo? E ricordo la causa di tutto, è quello che è successo la notte prima. Ti sta proprio bene quell'uniforme da cameriera. Ma finiscila, non mi fa certo piacere se mi dici così. Eh? Ti arrabbi se ti faccio i complimenti perché ti sta bene? E sì che te l'ho portata appositamente qui, e tu ti arrabbi così. Penso che anche Isui sarebbe contento se la indossi. Non importa quello che dici, quello è un vestito in cui si condensa il romanticismo degli uomini. Ma che è solo un uniforme da cameriera? Ma che romanticismo è romanticismo? Sei ancora una bambina, ascolta. I vestiti da cameriera nascondono drasticamente il busto, gli avambracci e le cosce. All'incontrario è stato inserito un panier che aiuta nei movimenti e che fa muovere la gonna. È come se dicesse: metti le mani qui sotto e fai vedere quello che c'è sotto. Ma che cosa dice? Ma che diavolo dici tu? Gli uomini diventano passionali quanto più gli si nascondono le cose. Sì, va bene, ma. Potresti anche stare zitto. Ma che sei solo un pervertito. No, si tratta di romanticismo. Mi ha fatto proprio veramente ridere sta scena, guarda. Ma che romanticismo. Allora mettitela tu, dottore pervertito. Mentre lo insulto ripetutamente nella mia testa, raggiungo il posto designato, la stanza di Isui. Da dentro non viene nessun suono. Non credo a quello che sto facendo, andare fino dal mattino nelle stanze di un ragazzo che non è il mio ragazzo. Se mio papà lo sapesse, sverrebbe. A questo pensiero il petto mi fa male. Non importa che svenga o no, se solo fosse qui al mio fianco gli parlerei. Però non so minimamente dove sia. No, non devo piangere, Isui penserà cose strane. Faccio un respiro profondo e busso alla porta di Isui. Isui, sono io, Ariel. Non ricevo risposta e quindi apro la porta con la chiave che mi aveva dato in precedenza. Ti do la chiave e così mi viene a svegliare. Ma chi si crede di essere? Dunque, quella della camera è questa. Eccolo. Vedo Isui raggomitolato nel letto che dorme beato come un bambino. Mi viene ancora più nervoso a sentire che respira con regolarità. Ma perché? Lo sveglierei quasi di soprassalto. Oppure gli potrei fare il solletico. Avvicino pian piano il viso e osservo con attenzione il suo volto addormentato. A causa della voglia sul suo viso non me ne ero accorta, ma. In origine Isui era bello? Anche il suo naso è dritto e la forma delle labbra non è male. Anche le sue ciglia sono lunghe. Io mi avvicinerei ancora di più al suo viso. Volendo vedere un po' meglio, mi avvicino ulteriormente al suo viso e così facendo. Ehi, non vorrei attaccarmi mentre dormo, vero? Ti ho detto di svegliarmi, ma non mi piace in questo modo di svegliarmi.
Ma eri sveglio? Se ti avvicini così tanto è ovvio che mi sveglio. E poi sono sicuro che mi guardavi e te la ridevi perché sono brutto. Non è vero? Sì? Allora. E sui mi si mette di lato e mi tira il braccio con forza. Facendomi muovere senza difficoltà, mi fa cadere sul suo petto. Ma che. Allora, volevi davvero attaccarmi nel sonno? È abitudine delle sirene della classe superiore essere lussuriose? Ma che dici? Ma ti pare? Ah sì? Ma se sei tutta rossa, sei eccitata? Vorresti dirmi che nonostante il brutto aspetto, qualsiasi uomo va bene? Ma che hanno sto episodio? Sono tutti mezzi pervertiti. Ho il viso rosso perché dici cose scortesi, lasciami. Mi ribello con forza. Isui molla la presa e io mi allontano di scatto. Ma tu sei davvero spregevole. Guarda che sei stata tu la prima a fare un'imitazione assurda. Sei venuta vestita così, sei quindi consapevole dell'essere una cameriera, no? Giusto per capirci, non sono venuta qui vestita così perché mi andava. Se ho altri vestiti che posso indossare, tirali fuori subito che mi cambio. Perché? Ti sta bene, è perfetto per te. Non mi fa certo piacere. Mi risponde come sempre prendendomi in giro ed io finisco per urlargli contro. Isui stringe le spalle, cosa che mi irrita molto ed esce dalla sua camera. E neanche un grazie per essere venuta a svegliarti? Mi chiedo se lui mi tratterà sempre così. Ehi, perché mi hai detto di svegliarti a quest'ora? Perché è quasi l'ora in cui si può usare la mensa. Perché il tempo per usare la mensa è limitato. Se si fa tardi non troverò niente da mangiare. E allora svegliati per conto tuo. Fino ad ora ti sei sempre svegliato per conto tuo, no? Beh, visto che ho la cameriera non ho ragione di lamentarmi e di non usarti. Se non ti va bene di svegliarmi, allora vedi di imparare presto a cucinare bene. In questo modo mi sveglierò quando voglio e potrò mangiare quando voglio. Ma scusa, così il mio lavoro non farà che aumentare. Ah, in effetti, giusto? Ma quanto è odioso. A proposito, che hai fatto con il minestrone ieri? L'ho portato nella mia stanza e visto che la pentola pesava, l'ho messo in una più piccola. L'hai portato nella tua stanza? Significa che l'hai buttato via? No, lo mangerò tra oggi e domani. Ah, sei più coraggiosa di quanto pensassi. Vuoi che andiamo insieme in mensa per colazione? Eh? È meglio se capisci cosa mangiamo di solito qui. Usando la mensa, prima o poi arriverà il tuo turno. Potrebbe essere una bella esperienza. Che dici? Ah, quindi alla mattina non c'è problema se non sistemiamo gli avanzi? Vengo, voglio venire. Arrivata in mensa al seguito di Isui, vedo che i posti sono quasi tutti occupati. Nel momento in cui entriamo, tutti mi fissano ed io mi faccio piccola. Questo è un posto per tritoni e quindi è normale che ci siano solo ragazzi. Mi sento in qualche modo insicura. Ehi, chi è di turno oggi? Io, ma Isui, nonostante tu abbia la cameriera, vieni comunque in mensa? Ah, Dan, tocca a te? La storia è lunga. La storia? Ah, giusto. La ragazza non sa fare praticamente nulla di faccende. Già, perciò anche lei da oggi inizierà ad usare la mensa. Scusami, ma potresti aggiornare il foglio dei turni? Certo. Poi avanza una porzione? Sì, siccome ne faccio qualcuna in più, la trovi al tavolo laggiù. Grazie mille. Isui lo ringrazia e si dirige al tavolo dove ci sono i vassoi. Chi è di turno per cucinare alla mensa non ha come compito solo quello di cucinare. Lavora fin tanto che non riempie tutti i vassoi in questo modo. Chi non è di turno si prende un vassoio e si va a sedere dove vuole.
Faccio un cenno con il capo e prendo dal tavolo un vassoio. Che pasto semplice. È compito di chi è di turno preparare anche il caffè in quell'angolo. Capisco. Come si prepara il caffè? Vorrei chiederglielo, ma magari mi prende in giro perché non lo so. Dopotutto, tu non sai come preparare il caffè, no? Ma è una rottura, ma vedrò di insegnartelo prima che arrivi il tuo turno. Tuttavia, è incomprensibile. Se non lo sai, perché non mi chiedi di spiegartelo? Così dicendo, Isui va ad appoggiare il vassoio in un tavolo in cui non c'è nessuno. Ma zitto, stavo proprio pensando di chiedertelo. Anche io appoggio il tavolo sul posto di fronte al suo. Osservo di nuovo il cibo che mi sono portata al tavolo. Un pezzo di pane, del bacon, uova fritte e insalata di cavolo. Anche prima l'ho pensato, ma è davvero un pasto sobrio. Ehi, non c'è la zuppa? E la frutta? No, non c'è quella roba. E poi coloro che sono interessati a piatti elaborati non usano la mensa. Ad usare la mensa sono coloro che non sono interessati a piatti elaborati e non sono bravi a cucinare. Però sono comunque più bravi di te a cucinare. Continua a mettere il dito nella piaga. Ancora con queste cattiverie. Finisco di parlare con Isui e mi concentro sul pasto. Non è male. È cibo che effettivamente si fa mangiare bene. Mi rode, ma in effetti è migliore del mio. Che c'è, Isui? Che ci fai qui nonostante la tua cameriera? Mi spiace per te, ti sei preso una cameriera che è inutile. Inutile? Ma come ti permetti? Alle parole di Rion, io gli lancio un'occhiataccia. Fisso con odio Rion per le parole che ha detto e che non mi erano mai state dette. Che c'è? Guarda che ho detto solo la verità. E pensare che sei stato appositamente scelto. Tutti gli assistenti che ci sono stati finora avevano sempre qualche qualità. Ma questo è proprio inutile. Beh, penso che ti si addice. Non venire ad attaccare briga dal mattino, vattene. Ah, ma che modo è quello? Le cose prendono sempre di più una piega brutta e l'atmosfera non era molto da pasto. Certo che Isui riesce a mangiare senza tanti problemi. Sembrava che il suo atteggiamento incurante stimolasse maggiormente Rion. Beh, ma state di nuovo litigando? Giorno, non vi stancate mai voi due. Quindi fra una settimana andrete d'accordo? E dopo Rion, ecco che si aggiunge anche Yugo. Ok, che dire, è finito così. Io pensavo che durava un pochino di più, come gli altri episodi, i primi episodi. Però è finito così di botto. Pensavo che c'era un altro pezzetto di storia in più e poi sarebbe finito. Ci sono rimasta un attimo, non me l'aspettavo che finiva così all'improvviso. Comunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Scusate, era una mosca. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io non so che dire, sono rimasta un po' così colpita da questo episodio perché tra il dottore Evan e che insomma ci ha detto già dall'inizio quelle cose riguardo al vestito che sono provocanti per gli uomini, insomma una cosa del genere. In più metteteci anche Isui che si è comportato così. Cioè veramente a me mi ha fatto veramente ridere questo episodio. È stato divertente, perlomeno abbastanza divertente. Dai, voi che ne pensate? Che ne dite? È stato divertente anche per voi vedere Evan, il dottor Evan, in quelle vesti, diciamo, dicendo quelle cose. Mi ha fatto veramente ridere. Fatemi sapere se vi è piaciuto anche a voi questo episodio. Noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanellina. Un bacione e al prossimo video. Ciao!